Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Questo è Radio DJ, il programma che sta per cominciare verrà scandito nei suoi tempi dalla presenza di una clessidra bellissima. Quindi che, scusami, se dovesse protestare sulla durata, clessidra che non a 60 minuti, no, sì, no, che no, clessidra che da 60 minuti, giusto? È una età un'ora. Sarà. Certo. Tra l'altro qualcuno potrebbe obiettare, potrebbe dire: ma scusate, la clessidra è molto lontana dall'immagine di una cosa senza freni, perché dà un senso anche di tempo, sì, che passa, ma in maniera rilassante. Non è vero. Ah no, no, perché la puoi rompere. Se lo vici esatto, passa subito, e quindi il tempo è fragile, esatto, in realtà, cioè, e poi ogni singolo granello va velocissimo e senza freni, in fondo cade per vero, sempre. Basta soltanto guardarla da nel molto suo vicino, esatto, devi cambiare che il punto di vista. Comunque Linus, ti devo correggere, perché questo pezzo è Santa Claus is coming to town e non Senna Claus, come hai detto tu. Santa. Senta Berger, come l'attrice degli anni. Senta Berger, pilota di Formula 1. Ah, allora, buonasera a tutti, comincia qui cordialmente senza freni. Yes. Cordialmente! The Millennium. Da Milano, la città della moda, sì, la città dell'Expo, la città del Duomo. Dove te l'ha sparato il proiettile? Nell'ano, diretto. La città del panettone, la città della cotoletta, la città di tutto. Milano, una città per cantare. Milano. Bello. Bravo, come cantava Ron, bravo. Allora, poesie ermetiche. La prima si chiama Musica e macchina da presa. L'americano suonava il piano e il grande regista lo filmò con un piano americano. Dite tre paternoster e tre Ave Maria e 14 Ave Maria. Ci puoi spiegare com'è l'inquadratura del piano americano? Praticamente tieni dietro la bandiera americana. Bravo. E il piano con la bandiera. Bravo. Il signor Modiano sa tutto sul futuro perché paga un sacco di gente che gli fa le carte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Un bandito tenta un colpo in farmacia e viene bloccato dalla Zawahiri, che esegue un delirante trapianto eccezionale di trachea per fare quattro chiacchiere e nuove amicizie. Primo acquisto: un bilocale in zona semicentrale. Come regalo? Sì, come regalo, Linus. Ma te che sei? Sempre te ne che sei? Bravo! Amica dei giorni miei! Compagna dei giorni miei! Bravo! Linus! Eccomi, mi avete chiamato? Ciao a tutti, siamo Elio e le Storie Tese e tra un po' presenteremo Cordialmente senza freni, basta. Così, così oggi. Sì. Ma perché? Un nuovo stile, Linus. Anno nuovo quasi arrivato, vita nuova invece già iniziata. Ma perché, tra l'altro, devi sapere che quando il leone viene pervaso dallo spirito del Natale, a diversità di tutti gli altri, che non so, tendono a essere più teneri, più dolci, magari a dilungarsi in mollezze, lui diventa molto preciso, pragmatico e molto secco. Non si sa perché. Questo è il Babbo Natale, diciamo così, versione Prada, quello che tu hai appena fatto. Più rigoroso, più asciutto, direi quasi minimalista. No, scusa, allora adesso cambio. Io sono più genere Miu. Io perché sono Ciccio. Sono più Ciccio. Ma non è più l'età, leone. Perché Miu al limite va bene per il figlio di Faso che è qui questa sera. Questo è quello che pensi tu, Linus. Ma a lui non piace, è Miu. Beh, è sempre Prada, è Miu per i giovani. Sì, ma quando uno è Ciccio, lo è sempre poi, Linus. Cioè, non se ha 20 anni è Ciccio. E se era Ciccio quando aveva quell'età lì, dopo a 45 anni non è più Ciccio. No, scusa, sono Ciccio, leone. È Ciccio. Adesso io non vorrei mettermi in polemica con te proprio in questi giorni di festa, però io accetto Miu tutto quello che vuoi. Ma vuoi mettere e fare una telefonata col nuovo telefonino griffato Prada? Cosa certo, cioè, ma è inarrivabile. Come parli con la gente? Cioè, ma stai scherzando? Ma cioè, cosa fai con Miu, sinceramente? Giusto. Ti ho messo in crisi. Pensa che un mio amico ha comprato il cellulare nuovo, quello della Porsche, sai che esiste? Certo, anche quello è imperdibile. Cioè, quando manda un messaggio, fuam! Arriva prima di scriverlo. Solo che devi parlare molto 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 veloce, certo. Non si capisce niente, sembri Zazzaroni. Ma consuma anche un sacco di batteria. Ma scherzi. Fa pochissimo. Fa un minuto con una carica. Questo è vero. 6 euro. Ragazzi, fate finta di niente. Quel ragazzo lì con l'aria un po' orientale, no, quello lì col maglione con la cerniera. Lo conoscete? È il nostro amico. Chi è? È tornato.
Comforting. No, cinque. Allora Linus, ma come mai uno va in vacanza? Sergio va per lavoro qualche giorno in Giappone e torna con gli occhi a mandorla. No, stai per dire qualcosa di diverso. No, gli occhi a mandorla sono dovuti al fatto che mi è venuto l'abbiocco dei vecchi verso le 6:30 e ho dormito un'ora un quarto. Allora c'ho l'occhio un po' peste, ma voglio dire che sono qui per testimoniare il dinamismo degli Elio e le Storie Tese, i quali, te lo dico ufficialmente, sono pronti. È questa, quante volte l'ho ascoltata. Che culo, volevo essere contenta. Mi commuove un po'. Questa qui non è mica prima in classifica a Tokyo. Adesso è scesa, adesso è al primo posto c'è Sakamoto. Adesso va forte a Osaka, dicevi? No, dicevo questo, che gli Elio e le Storie Tese sono qui pronti a raccogliere l'invito del Trio Medusa e partecipare a questa iniziativa della radio dove si viene. Ma è finito ieri. In che senso? Come è finito lì? Che era un weekend a Zozzoni, non un trichese come fanno quelli. Ma se sono stato a letto 4 giorni per arrivare pronto. Linus. Weekend, fine settimana, oggi lunedì, inizio nuova settimana. Quindi diciamo che le prossimo, vanno per la maggiore in questo periodo. Allora, siete veramente dei giorni. Yes, weekend. Esatto, bravo. Per fortuna che c'è qualcuno di voi, non uno di voi, ma qualcuno vicino a voi che ci fa avere sempre delle poesie. E quindi anche un po' di un po' di qualcosa che ci rimette in carreggiata, insomma. Come ha fatto Hermes questa sera, parlando di carreggiata, fatti avere questi... come ha fatto sai, anche lì lo spirito del Natale è tutto sommato permea anche Hermes, sta di e fatto, quindi è con l'impermeabile, no? Allora l'ha fatta complicatissima, le ha scritte su delle verdurine. Le ha fatte mangiare alle renne. Ma tipo? Gli sono rimasti in mezzo ai denti. No, alle renne. Molto peggio. Cioè, esatto. Dimmi un tipo di verdurina. Non lo so, lo scalogno. La trevigiana. La trevigiana, lo so, il crescione. Il crescione. Che molto apprezzato dalle renne. Le renne l'hanno mangiato, metabolizzato e ovviamente dove sarà dovuto andare a cercare. Porca miseria. Un po' come la pagliata di cui si parlava questa mattina. Bravo. Con quegli effetti collaterali. Come non è, eccole qua. Le quattro poesie ermetiche scritte per noi appositamente da Hermes Palinsesto. Roditore loco, cioè roditore matto. Lo scoiattolo Miguel era un tipo caliente ed amava bailar al ritmo della noce. O forse era della noce. Della noce. Bellissimo. Ci voleva una un po' stretta. Qui è come Troni, non ci sono paragoni. Della noce. Sì, io leggo corretto, scusa. Vezzi da sovrano. Anche come Media World non ci sono paragoni. Vezzi da sovrani. Pur essendo molto ospitale, il re di Spagna a Natale accoglieva soltanto regali. Quindi tu potresti andare perché tu sei il Chivas Regal. Bravo! Vai! Bella questa! Ciao. Aspettiamo una cassa per tutti. Generazione di vinificatori. Quante vite dedicate alla vite? Bella questa. Posso dire? Sai è valsa la pena di cercare nelle feci. Ma anche di tornare da Tokyo. Non mi pento di quello che feci per trovarle. Sai che mi hai spanato proprio. Mamma mia. Cino adeguatezza presunta. Scusi, ma lei che se ne fa in città di un cane da riporto? Primo, si faccia i fatti suoi. Secondo, minghia, non vedi che c'è il riporto? Hai visto che ci sta perfetto che era da riporto? C'è stato un equivoco, insomma. Avesse pianificato, sentendo parlare di Re di Spagna, che ci fosse in programmazione questa canzone dei Tears for Fears, che si chiama Raul and the King of Spain. Ma ragazzi, ma siamo senza freni! King of Spain, Raul ovviamente il centravanti del Real Madrid, giusto? Siete sintonizzati sulla radio, un mezzo molto bello, tecnologico, per cui poi voi praticamente schiacciate un tasto e sentite della gente lontanissima. Come questo bellissimo accada adesso io non so dirlo. E la gente che parla da lontano. Che parla lontano. Sì. La no, non lontanissima. La magia della radio è questa roba qua, che c'è della gente che parla in un ambiente. Sì. Queste
chiacchiere, sì, vengono praticamente riprese con un microfono. Mettiamo che c'è giù uno, esatto, e ti sente anche se parli piano. Esatto, scusate, dice, ah, mi piacerebbe sentire cosa stanno facendo fuori là al primo piano. Purtroppo questo compito è un po' fastidioso di fare il bacchettone e segnalarvi alcuni piccoli particolari tecnici del programma. Sì. Abbiamo già fatto fuori almeno un cucchiaino e mezzo di tempo. Porca miseria. Ciao. Certo, se lavora. Perché adesso la nostra visione del mondo è attraverso una clessidra, quindi non pensateci come dei personaggi strani. D'altra parte, Linus, il sottotitolo di Cordialmente Senza Freni è cercare di dire meno cose possibili in un'ora. Ah, sì? Però parlando alla fine, certo, quando tu sintetizzi, ma cosa hanno detto in un'ora? Niente. Sai che ti ho pensato quasi ieri pomeriggio? Quando ho visto le immagini di quella poverina di Victoria Adams in giro per Via della Spiga, Corso Venezia, perché l'ho vista che era disperata alla ricerca di regali. E mi sono detto, ma chissà se qualcuno è in grado di fornirle qualche idea regalo particolarmente efficace. Ma la efficace. Vittoria moglie di Beck, quella di Beck. Ah, di Beck. La cantante. Spice, la Porsche. La Porsche. La Porsche. Spice, quella, sì, grande artista. Quella. Lei. Va ora in onda. Va ora in onda. Idee regalo controcorrente per l'Epifania. Vedi? Comprare oggi i regali natalizi è già tardi. Era già tardi 20 giorni fa, figuriamoci oggi. Meglio allora pensare all'Epifania, una festività sottovalutata che però ha il suo fascino. Bravo, bravissimo. Anche perché Linus, credo che non andremo in onda noi prima dell'Epifania, no, giusto? Noi torniamo puoi in onda annunciare il 12. Già al pubblico degli affezionati. Preparatevi, torniamo in onda il 12 gennaio. Cosa? Perché... Cosa? Sì. Ma sei andato fuori di testa. Va bene, allora quello prima. Ok, va bene. No, fai quello dopo che io torno il 13. Allora, cari amici dell'Epifania, innanzitutto un avvertimento. La Befana non esiste, quindi dovrete far credere che sia lei a portare i regali. Ok. Appendendo una o più calze al caminetto. Se non avete il caminetto, va bene anche un caminetto di scena, quelli che usano nei teatri. Ah, e se uno non ha neanche quello? Una credenza? Se non hai neanche quello, la Linus, stufetta. Forse devi far piangere stufetta, i figli. Forse, scusami, sì, permetto di interrompere, solo per dire che ho visto già in un paio di negozi il caminetto col fuoco finto. Beh, certo, quello col televisore dentro. Molto raffinato. Piace. Non è male, anche quello con le cose di plastica. Ma guarda che l'aria che sono dentro. Guarda che quello più bello di tutti comunque ha sotto il fuoco finto, sopra sul tetto c'ha il fumo finto, cioè, che esce dal palazzo, che esce dal palazzo, una roba raffinatissima. Avanti. Bellissima. Allora, per chi può spendere tanto, vai, veramente tanto, un assegno da 10 milioni di euro nella calza. Sì, buono. Buono. Per chi può spendere tanto e vuole trasgredire contemporaneamente, vai, una prostituta bellissima che, sì, tiene un piede nella calza appesa. Ah, il resto però. Ma come. Il resto è fuori. Cioè, nuda, però con un nuda, piede nella calza. Beh, nuda lo hai detto tu. Io ho detto prostituta. Poi tu, Linus, già vedi quello che vorresti. Tu. Sono un po' malizioso. Invece, se non potete spendere, un'arancia. È un frutto molto buono, pieno, capito, di vitamina C. Se proprio non potete spendere niente perché fate parte di quel 5% che non ha neanche i soldi per il cibo, la buccia dell'arancia. Se sì, devi aspettare un giornino. Il contenuto ve lo siete chiaramente pappato voi prima. Certo. In ogni caso, la buccia dell'arancia ha un odore buonissimo. È vero. E poi si può fare il bellissimo scherzo di quando te la strizzi negli occhi. Sì, e lì ci passi dei quarti d'ora. La metti nel fornello come tutti quelli o che sulla stufa. Dopo. O sui caloriferi. Esatto. Certo. O nel pacchetto del tabacco, se per caso vuoi mantenere umido il tabacco. Sì, aiuta. Sì, aiuta anche quello. Se invece fate parte della solita media, quelli che non vogliono fare delle cose nuove, vogliono fare le solite cose, allora riempite la vostra calza di cioccolatini e dolcetti con l'accortezza di passarli precedentemente sul vostro piede puzzolente per rendere il dono più credibile. No, perché altrimenti anche il bambino personale dice: ma come? La calza! Dando però la colpa alla calza della Befana, evidentemente. Certo. E buona Epifania a tutti! Grazie, Leone! Bello. Sei sempre prodigo di consigli. Posso fare un caso a Civaschi? Devi. Molto breve? Aspetta, presentiamolo. Io è anni che non l'abbiamo presentato. Va ora in onda! Casa Civaschi! Conduce il Civaschi medesimo,
No, io è anni che, siccome ho due bimbi, adesso sono due ragazzini, però all'Epifania ho sempre comprato delle calze vere, che non ho mai messo. Però ho detto, perché devo buttar via le calze? Le compro vere, ci metto le caramelle e poi me le faccio dare, ed è così sempre. Ah, te poi le usi? Certo. Ma le compri della tua misura? Sì, le mie calze, mi compro un paio di calze. Ma che barbone. Avete ascoltato Casa Cimaschi, edizione Barbù. Guarda, posso dire una cosa? Io uguale a te, sì. Solo che le caramelle si producono tenendo le calze addosso. Tu sei avanti. Hai imparato in Giappone il piede di miele. Senti, Sir Jones, so che dal tuo giro nel mondo in questi ultimi giorni sei tornato con alcuni prodotti musicali per noi. Segnatamente un disco di un grande. Segnatamente sono tornato dall'Asia Misteriosa con un disco dall'America. Che si riferisce al periodo aureo di Elvis, cioè al massimo della forma artistica e fisica, cioè intorno al 69 più o meno. Pre-baciccione. Pre-baciccia. Completo bianco, quando nel corso di alcune storiche session a Las Vegas realizzò una versione veramente fuori degli schemi di un suo famosissimo classico. Brano che inizia con una versione fuori dagli schemi brevissima di un altro brano non suo. Ok, questo è Elvis Presley con Are You Lonesome Tonight, giusto? E la Buon Umore Remix in Las Vegas di Are You Lonesome Tonight. Ed guarda, è su un disco questa cosa? Sì, è su un concerto, session, diciamo, di Elvis a Las Vegas. E mi spingo con una dichiarazione estrema, cioè quella di quando muoio voglio questa qui al funerale. Sicuramente, perché è bellissima. È troppo bello. Bello, 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 bello. Cosa succede, Alex? Linea dal TG. Informazione. Voglio la linea. Si può dare ai figli il cognome della madre in base al peso, al sesso, al cibo e all'alcol ingerito. La Cassazione richiama il Parlamento italiano ad adeguarsi alle norme europee. Berlusconi contro la crisi per il riposino pomeridiano fa veri e propri miracoli. Non solo aiuta a rilassarsi, ma addirittura rafforza le donne brutte. Tremonti, l'Italia è forte, comprate bot e cuccioli di cane sotto i due mesi. In arrivo la mutua e i cimiteri per cani e gatti. Dopo le Iene e Colorado su Italia 1 arriva Pierino La Peste Night con l'ex PM Luigi De Magistris. Porterà, ha detto Pier Silvio Berlusconi, ancora ironia, satira e gravi implicazioni istituzionali. Presentazione show in un circolo dell'Arci. Christmas, Enrico Ruggeri su Radio DJ 21:33, che è una bella canzone, so che perché è un classico, ma non può competere con quella volta che tuo padre era lì dalla tana, il gusto pieno della vita. A me piace veramente, sì. E lo dico senza tema. Quando è stato l'ultima volta che hai visto quello? Elio, aiutami un pochino, un po' di messaggi che sono arrivati. Un po' di messaggi che sono arrivati. Ma la fai troppo arrabbiato, devi essere più entusiasta. Sì, no. Io, allora Linus, io sono
Original. Non mi fare con quel dito. Io lì. Sono the original. Come la faccio io, la faccio io. Al limite critichi il tuo collega. Al limite. La fa Fabiano che dice: vorrei dire al Civas che dopo lo stratosferico solo del pezzo natalizio è sempre di più lo Steve Lukather italiano, da lacrime agli grazie. Occhi. Adesso Linus mi manda via. Ditemi dove trovo questa versione di Elvis, chiede un ascoltatore Luca che si fa chiamare Luca Billy. Allora, caro Luca, no! bravo. Allora Luca, non hai ragione, lo so perché i giovani devono imparare a guadagnarsi le cose. Troppo, sempre esatto. La pappa pronta, faccio il print, me lo scarico. Scaricato. No, Sandro, vai in Giappone e te la compri. Comunque... Sandro, ascoltatore, scusami, quarantenne, che ci chiede, appunto, siccome oggi festeggia i 40 anni, un timido augurio. Dice va bene anche un vaffa. Timido tanti auguri a te. Sandro, stavi dicendo? Stavo dicendo, no, niente, che comunque basta che cerchi nella produzione del periodo Las Vegas 69. Più di così non so cosa. Non è che siamo qua al tuo servizio. Esatto, non ci siamo qui per schiavi che ti dicono. Luca Billy. Se vuoi venire a casa in onda, che Storia Channel, ovvero. Porca miseria, ovvero se te lo sei perso te lo ripetiamo noi, ma solo perché è Natale e ci sentiamo più buoni. Scende la neve, il morbido manto, tutto ovatta e imbianca la città. Minghia, vedi come imbianca la città, che code. Oh, come code. Oh. E tu facci il regalo di stare attento una buona volta. Fammi il regalo, stammi un po'. Fammi un po' una volta che ti dico una cosa. L'astronomo danese Tycho Brahe. Esiste, vero? Era molto rigoroso e fiero dei suoi studi, al punto che quando veniva contestato al club degli astronomi diceva: Tycho Brahe non cala le brahe, e se ne andava scocciato. Però, famoso, era forte. La carta pisana, la più antica carta nautica giunta fino a noi, risale al 1275 e delinea con esattezza le coste italiane. In particolare sono segnalati anche i bagni numero 4 e 11 di Rimini per l'ottimo mojito. Già nel 275. È stato scoperto che i mercanti di spezie si rilassavano un buon po'. Anzi, persone che ai tempi dovevi, lo so, portare del pepe e ti davano un mojito, cioè dovevi portare del tessuto, della seta, e ti davano. È un po' triste che si aspettava i bagni di Riccione. Va bene, no. Ma Rimini è più antica, forse sì, non c'era neanche. Anche, probabilmente, non c'era neanche Riccione in quegli anni, sai? No. Rimini è colonia romana, Riccione è colonia fascista, quindi nata nei primi anni del Novecento, o poco prima. È stato scoperto che nel 1516 l'arcivescovo di Magonza ordì un complotto per uccidere Martin Lutero. L'arcivescovo assoldò un assassino dell'epoca, Dick il cazzo. Che avrebbe dovuto infilzare Lutero, ma non riuscì nel suo intento. Lutero o Lutero? Lutero. Lutero, Martino, ma perché devi leggere le cose in una chiave che non è? Fino a pochissimi anni fa gli storici erano erroneamente convinti che la Prussia non fosse altro che la Russia pronunciata da Eta Beta. E solo ultimamente si sono accorti che invece fu una nazione con una propria storia. Tu pensa anche ai prussiani, che tristezza, per tanti anni ignorati e ingiustamente. Esatto. Che tra l'altro, se è vera la storia di Eta Beta, dovevano essere i prussi loro e non i prussiani. Esatto, no, però. Vero. Ma il nero c'era già la soluzione. Era già nella parola. Voi che avete fatto la scuola pochi anni fa, il nero di Prussia, cioè era uno di colore che abitava lì. Sì, l'unico tollerato. Nel 1962 la Francia e il governo provvisorio algerino firmarono gli accordi di Evian e venne proclamata l'indipendenza dell'Algeria. L'unico a opporsi agli accordi di Evian fu il generale Perrier, che diede le dimissioni per motivi ignoti. Non si sa dove. Ma lui era gasato, eh. Fa bravo! Frizzante. Nel 479 la battaglia navale di Micale presso Mileto si risolse con una vittoria inaspettata dei greci sui persiani. Ai greci mancava soltanto la nave da due, ma con A5, B5 e C5 fecero fuori l'incrociatore persiano e con M8 affondarono anche la porta aerei, quindi vincendo. E buon Natale da Lumonte. Yeah.
io adesso conto fino al 3, voi sapete che il 3 vi farà starter, cioè al 3 partono le barzellette e voi attaccate lì. Fate segnettino, d'accordo? Allora attacco. 1, 2 e 3. Dunque. Telefonata araba. Pronto? Porto Ercole. Ma porta chi te pare. Fra amici, quanto mi dai di mia moglie? Niente. Pronto, signorina, per favore, mi chiamo Franco. Pronto, scusi, pronto, che ore sono? Ah. Il barbone che stava all'angolo della strada. Signora, per piacere, mi dà una fetta di torta. Autostrada, macchina accartocciata, gente stesa per terra. Arriva un genovese, è già passata l'assicurazione? No. Scusi, te lo prendo il treno per Pisa. Papà, ti piace la frutta cotta? Sì. Mamma, cos'è un travestito? Io come sospetto che qualcuno abbia manomesso l'umorismo di Gino Bragolini. Ma no, lì non sono barzellette un po' vecchie, un po' datate, siccome gente la gente semplice. Poi ci crede a quello che sente, poi pensa che davvero il grande Gibi era gusti semplici lì. È come casa tomba, sì. È tranquillo, ma sono quelle. Io ricordo sempre una barzelletta di Gino Bramieri che poi è rimasta come battuta di quello del caffè che chiede quanto costa un caffè, 1 euro, e lo zucchero è gratis, me ne dia un chilo. Talmente antica che è ancora attuale. Senti, scusa, te ne posso dire una, io non so se la sai, che differenza c'è tra 3 più 2 e Strangers in the Night? No. 3 più 2 fa 5 e Strangers in the Night fa Strangers in the Night. È vicino a Bramieri questa. Ne vogliamo ancora! Ne vogliamo ancora! Allora, attacco. 1, 2 e 3. Dunque, quel vecchietto di 80 anni che sposa la ragazza di 15 anni alla prima volta di nozze. Ti ha detto niente la mamma? No. A Tantignano, vicino a Livorno, lo scemo del paese, sposa una ragazza, la prima notte di nozze non la tocca, lei è un po' seccata. Gano, dai, c'ho freddo ai piedi. Dai, allora da lì che c'è il freddo. E quella ragazza che stava in treno, stava leggendo la lettera, e ogni tanto rideva. Comunque, sulla strada provinciale, no? In una trattoria di quelle venete, c'è un cartello con scritto cercasi ragazza a tutto pare, si presenta una ragazza. Buongiorno, io sono presentata perché ho visto fuori, il cartello cercasi ragazza. Sì, ben cercasi ragazza, ma ti dici troppa bea e cioè, questo sia un ambiente un po' così, ecco. Sì, ma io sono capace di far tutto, so dove ero prima e ero un postaccio. Ma qui, cara mia, qui come ti passi con i clienti, ti metti le mani sotto le sottane. Ah, ma dove ero prima e c'era peggio, sa. Ma qui ti strappa il vestito e ti mette le mani in tette. Ah, sì, ma dove ero prima ed era peggio. Ma qui proprio ti cava i vestiti, ti sbraga sul tavolo, ti fa andare il collo, i tatene, i camionisti. Ah, ma dove ero prima c'era peggio. Oh, sì, cosa ti facevo dove eri prima? Pensi, dove ero prima? Mettevano il sale sulla mona per far bene i clienti. Beh, questo colpo d'ala, devo dire, ha ascoltato tutto il resto. Che da giro non te l'aspetti. No. La cosa meravigliosa, Campanelle è molto meglio di Jingle Bell, Jingle Bell. Sì, non l'avevo mai sentito. Come si chiama lui? Lumonte. Il monte, no? Certo, è la montagna, minchia. Oh. La cosa bella di Bramieri era che era contento lui di raccontare le barzellette. Sì, era un cultore vero. Metteva dentro proprio l'entusiasmo. Poi Walter Chiari aveva il vero stile e devo dire che il sale sulla mona è una bellissima idea che consiglio a venire sete di locali. Sì, mettete il sale sulla mona e a chi non sa cos'è la mona non possiamo spiegarvi tutto. Allora c'è la piccola pagina del libro Cuore questa sera in studio insieme a noi, c'è anche un minorenne di cui non possiamo fare il nome però il piccolo Fasami che questa mattina è entrato e ha preteso che si mettesse una canzone, ha proposto una canzone. Siccome te sei schiavo come tutti. Beh, sai che tu dai allora grande richiesta, questa è Do It Again dei Beach Boys per
il piccolo Fasami, cordialmente senza freni. Musica un po' downtown questa sera, questa erano appunto i Beach Boys con Do It Again. Ma scusa, io mi ricordo l'altra volta, erano 11 il Padre Nostro che doveva 14. Dire 14, bravo, 14. Qui saremo a 14 milioni ormai. Linus, ma te l'avevo già spiegato, se tu ne sbaglia uno, bravo, esatto, rifà. Tu metti che stai dicendo l'ultimo perfetti. Parola, cioè, rimetti a noi i nostri debiti come noi li non li rimettiamo ai nostri peccatori. Ah, ho fatto un errore. Poi fai tu. Posso fare una domanda tecnica seria? Prego. In un concerto, mediamente, sì, ognuno sì. di voi, però vi dovete rispondere seriamente sì. col cuore in mano, specialmente te che sei milanese. Aspetta che me lo tiro fuori. Vai. Vai. Mediamente, in un concerto, a sì. testa, quanti errori fate? Ma non tantissimi, una nota sbagliata. Io ti non faccio presa. Una mia ho una mia media. Perché poi nel marasma si perde un pochino. Sì, no, infatti, cioè, errore grave, cioè indecisione, magari ne possono sfuggire due o tre, che magari non suoni bene una nota perché ti stai muovendo, eccetera. Però errore grave, cioè suoni una nota al posto di un'altra, sostanzialmente. Io mediamente ne faccio uno o due a concerto, okay, tutto e te ne accorgi a distanza, cioè mi incazzo anche tantissimo. Ti mortifichi moltissimo, mi dà fastidio. Il concerto no, sono in zona 3 o 4. Il okay. concerto sì, zero. Ah, succede. Però, sì, no, la ma è più probabile il buco nero, anche l'esecuzione. Il buco nero, esatto, è il buco nero? Capita che arriva una cosa che non ho più in testa, esatto, e tento di cercarla mentre sta arrivando. Poi magari arriva, però è vero. Il buco nero più, è più che l'errore dell'esecuzione. Parole in una poesia, cioè tu sai tutto, arrivi lì e bloccato. La pianola? Beh, dipende da quanto sei bravo nel camuffo, nel senso che io magari posso fare anche un concerto impeccabile, ma dentro di me sai so che ho fatto un paio di camuffi. Il camuffo più eclatante che faccio è questo qui, anzi confesso una mia debolezza. Io non ho l'indipendenza voce-mano. Cioè, quando faccio una parte di coro, in genere, specie se una parte ritmica, suono la stessa cosa che canto, se no non riesco. Per esempio, quando facciamo Super Giovane la parte finale gospel, dove c'è da dire Super Giovane, Super Giovane, io dovrei suonare una parte che fa una roba tipo, invece quando canto faccio, io non so fare la roba diversa. Vabbè, sei umano. E Leone? Linus, sai, andiamo anche a vedere che cosa intendiamo per errore. Io amo dire che l'errore è una grande opportunità che mi viene offerta e in questo senso non ne commetto neanche uno. Grazie. Bravo. Per la perché sincerità. Al quindi posto dell'errore invento delle cose nuove che forse sono migliori, vero, di quello che avrei. Bravo. Però posso dire una cosa, a me piace molto il tuo camuffo quando, quando ti dimentichi una parola e dici una cosa senza alcun significato. Quello lì è il io camuffo ho varie tecniche che mi piace tantissimo. Per esempio, allora una, quella che io amo di più ma che non ho fatto molto ultimamente quando ho il buco nero, invitare il pubblico a cantare improvvisamente su. Però all'interno di una frase, cioè perché sono andato a e lì invitare il pubblico. Un altro, ripetere lo stesso errore per far credere che il pezzo sia fatto in quel modo, cioè che io l'ho fatto volontariamente. E poi c'è la tecnica nuova che è quella di inventare il testo mentre canto, tanto non se ne accorge nessuno perché c'è talmente caos, certo, che uno vede che io parlo ma non sa. Grazie ragazzi, va invece ora in onda Natale che passione. Va ora in onda Natale che passione, fenomeno di tutti i tipi correlati al Natale, cose strane e meno strane che il Natale le fa proprie, in un crescendo parossistico di Natale con la N maiuscola. Conduce il disciocchi per eccellenza, colui che troppo spesso viene indicato invece come un personaggio negativo dalla critica radiofonica degli ultimi tempi. Invece no, cari amici, ve lo assicuriamo, Linus è positivo. Linus è vero, bisogna riabilitarlo. Andate a fanculo anche se Natale. È ghettizzato. Perché, diciamolo, prendersela con Linus è come bastonare uno che caga. Bravo. È giusto. Stronzi. A Parigi, una località della Francia, intorno a
è il 24-26 dicembre e si festeggia una ricorrenza molto amata. Ti devo interrompere perché devi dirlo con un accento un po' francese. A Parigi, una località della Francia, intorno al 24-26 dicembre si festeggia una ricorrenza molto amata, il Natal. Il Natal prevede Babbo Natal che invece dei cadeau porta i regol e il presepe pieno di statuette, tra cui Marie, Giuseppe e il bambinet Jesus. Il 6 gennaio arrivano i re magi Gaspar, Melchior e Baltasar che portano or, incense e miroir. Insieme al Natale in Francia alcuni festeggiano il Noël, ma il Natale molto meglio. Velocissimo, secondo un'antica credenza moldava, la notte di Natale si vedono gli spiriti dei parenti defunti per i quali si lasciano in offerta cibo e bevande. Per una curiosa anomalia, fra gli spiriti si può incontrare Jimi Hendrix, il quale poi non fa niente di speciale, non è che suona o altro. Ma comunque, se pensi che hai incontrato lo spirito di Jimi Hendrix, cioè la roba strana forte. È bella questa cosa qua. La canzone natalizia più ascoltata, venduta, suonata di tutti i tempi è Sex Bomb di Tom Jones. Lo stesso Tom si è detto sorpreso della cosa, ma non ci si può fare niente, quindi è un dato di fatto: milioni di copie. Il mercato ha decretato che natalizia Sex Bomb. Anche quest'anno lo storico presepe napoletano si arricchisce di nuovi acquisti. Accanto ai tradizionali personaggi, quest'anno i maestri presepai partenopei hanno voluto mettere le statuette di Ozzy Osbourne, Marta del Grande Fratello 3, un fratello di Beccalossi, il gormito Barbataus e c'è persino la statuetta di Need for Speed per PS2. Sì. Mi sembrava giusto dare un segnale importante, hanno dichiarato i mastri. Il piccolo Albert Einstein era già così proiettato nel futuro che per il Natale del 1884, quando aveva 5 anni, chiese in dono a Santa Claus il sapientino Clementoni, che sarebbe stato commercializzato soltanto nel 1967. La cosa pazzesca è che il Klaus glielo portò. Fu allora che Einstein, 20 anni prima delle scoperte su quanto di luce, moto browniano e relatività ristretta, esclamò il famoso motto: clem 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 l'ha detto Einstein. Pazzesco. E dopo loro l'hanno usato come ancora un paio il detto claim, a Natale come clem clem. A Natale ogni scherzo vale, non è diffuso in tutte le culture. Ad esempio in Portogallo, se al cenone fai un buco nel panettone e ci scorreggi dentro, ti guardano come se fossi matto. È vero. Il tipico scherzo. I portoghesi pensano, la capiscono. Ma no, ma perché noi viviamo sempre tutte le cose con, dal punto di vista italiano, Natale, con le feste, cioè mica tutti, tutte le feste sono. Faccio un esempio: in Colombia, per esempio, si festeggia molto di più la Pasqua. Sì, come mai? E all'isola di Pasqua invece niente, il carnevale, ti sorprenderò. Un insegnante elementare di Praga, e con questo chiudiamo, ha realizzato un singolare record: dal 1961 ininterrottamente ha festeggiato un Natale sì e uno no, frantumando il record precedente di un signore di Cipro che nel 2001 ne aveva saltato uno. Questo mi sembra un bel record di merda. Cioè, tu pensa alla costanza di questo, che ben 30 anni ne festeggia uno sì. Sì, sono 47 anni che lo fa. Pensa che roba. Mamma mia. Meritava il record. Bene, Mangoni. Oh, eccomi qua. Benvenuto. Oh, che jacked. C'è una mucchiata questa sera di contributi, di cose da sentire, tanta carne al fuoco. Mi sa che lunedì prossimo, a gennaio, mi sa che il cestino li in 10 minuti a Lucarelli glielo rubiamo. Posso dire una cosa? Che guardando la clessidra noto che il tempo che ci rimane, che è anche una cosa un po' amara da dire, il tempo certo che ci rimane da vivere in questa puntata, assomiglia a un cucchiaio colmo di magnesia bisurata aromatica. Bisurata. Con la clessidra. Ovviamente. Che canzone ci canti, Mangoni? Mariah Carey, All I Want for Christmas It's You. Quindi All I Want. All I Want. Non intervenire. Il titolo. Ok. C'ho poca voce. Beh, ma tanto Mariah Carey non ne ha tanta. I don't want a love for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the present. I just want for my own more than you could ever know. Maybe I will come true. All I want for Christmas
vincente, sai. No, siamo proiettati nella atmosfera natalizia perfettamente, grazie Mangone. I don't want a clock for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the present under the Christmas tree. I don't need to have my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make my happy with a total Christmas tree. I don't want for you for now, more than you could ever know. Maybe we got through. All I want for Christmas is you. Questa è bellissima. La buona notizia è che credo che passerà il Natale in silenzio, Mangoni. Avendo inciso completamente le corde vocali. Però lei mi ricorda, se bravo, c'era solo una persona sulla faccia della terra che non era ancora stata permeata, bravo, allo spirito del Natale, è il problema fatta, è sepolta dal Natale. È fatta! E se non avete ancora scelto che cosa prendere per i vostri piccoli, imparate l'inglese con Mangoni, il regalo dell'ultima ora. Imparate l'inglese con Mangoni. È in edicola? In vendita, certo. Bello, interessante. Buon Natale a tutti. Noi ci risentiamo lunedì 12 gennaio con il nuovo anno, col 2009, per un'altra puntata di Cordialmente Without Breaks. Il 2000. C'è già il 2009. C'è. Vabbè, noi suoniamo. Grazie, buonanotte. Allora, se vuoi festeggiare l'anno nuovo con noi, siamo Lodi. O tu hai la quadrupla da fare? È problema, no, la no, se c'hai un buchino tra le 11 e mezza, sì, se vuoi fare un salto con il tuo elicottero lì, esatto, ci penso, grazie, ciao.